trovato in questa situazione per scelte sbagliate. Mi sono sempre in bed and breakfast, alla fine ho collaborato, ma è un mese e mezzo che non lavoro, per cui ho dovuto dormire per forza per strada. E non mi appartiene la strada, non riesco a dormire per strada. Io vorrei che tutto il mondo fosse in una struttura del genere. Non posso vedere la gente per strada, mi fa sentire male. Mi riporterò tutti a casa, ma non ce l'ho una casa, per cui... Siamo all'interno della struttura Ponte, un progetto che nasce da una collaborazione tra la Caritas e la Croce Rossa Italiana per rispondere a due esigenze, quella legata all'emergenza freddo e permettere di eseguire gli screening necessari per il Covid-19 e poi successivamente permettere loro di entrare nel circuito dell'accoglienza. No, non ho mai fatto tampone. Non l'ho mai fatto perché costa 23 euro il tampone che tu fai fuori, in privato. E per me non esiste una cosa del genere. Pensa, in quest'anno che è passato ne avevo fatto soltanto uno, ma parecchio tempo fa, e me l'hanno fatto loro appena entrato, negativo. Sicuramente questa condizione ci aiuta parecchio a capire, insomma, le misure da adottare per contrastare la trasmissione del virus. E appena arrivano effettuano un tampone che poi ripeteranno al 10° giorno prima dell'uscita. La struttura ovviamente risponde a tutte le misure di contenimento. Ad ogni ospite è assegnata una stanza e un bagno per personale. È 10 giorni di privazione di libertà, però il contesto del Covid-19 richiede una certa osservazione per la tutela degli altri e di noi stessi. Penso che tutto sommato sia giusto. Il discorso della restrizione è tosto, sicuramente è una cosa difficile e è una prova importante, però dal passaggio dalla strada a un posto chiuso, quello sicuramente è un passo ottimale, quindi il servizio che viene offerto è senza dubbio necessario. Per strada saranno un 3 mesi, però nonostante ciò ho cercato di non calpestare la mia dignità, diciamo, di vivere nel miglior modo possibile, e finirci io dentro è terribile, però purtroppo la necessità fa mettere da parte molte cose. Non sarò il solo e non saremo i soli, ce ne saranno ancora e ce ne saranno sempre di più in questa situazione persone povere. Da qui qua sono due strutture che accoglieranno quelli che usciranno questi giorni. Dove ci sarà posto gli andranno.